Cari amici, buongiorno a tutti. Ancora una festa riuscitissima a Peggy. Come sempre l'organizzazione del club artistico La Saletta, che ha coinvolto la filarmonica pegliese Marco Chiusamonti, è stata perfetta. Ancora una volta il connubio pittura e musica è risultato vincente e centinaia di persone hanno affollato i giardini Fabrizio De André nel corso del pomeriggio di domenica 12 maggio. Il tema della giornata era le quattro stagioni e tutto si è svolto sotto la regia del presidente del club La Saletta Beppe Bonci, il tutto con il patrocinio del comune di Genova, municipio 7 Ponente. Noi eravamo presenti con le telecamere di Mino Luxardo, purtroppo l'ambiente non era molto favorevole alla registrazione audio e nei filmati la voce dei protagonisti non risulta al meglio. Apriamo il servizio con il saluto delle autorità. Oggi ho invitato personalmente l'assessore Lorenza Rosso, che vorrei mi raggiungesse, per farle conoscere questa realtà in questa località bellissima che è Peggy, e soprattutto far capire come la gente di Peggy riesce a vivere queste domeniche di arte e cultura tutti insieme. E questo ovviamente grazie ai nostri pittori, grazie ai nostri musicisti, ma soprattutto grazie ai pegliesi, perché sanno essere sempre presenti in questi eventi. Quindi io adesso darei la parola all'assessore Rosso, che è una persona che nel comune di Genova si occupa soprattutto di sociale e con tutte le difficoltà ovviamente che incontra, perché chiaramente il sociale sappiamo essere uno dei settori più delicati della nostra città, ma essendo una persona professionalmente qualificata e di alto spessore, oltre all'impegno lei ci mette veramente quello che è la sua professionalità. E quindi io l'ho voluta qua oggi proprio per farle scoprire questa nostra realtà, che sono certa che apprezzerà. Grazie a Lorella e grazie per questo invito. E allora, quando poi riesco invece ad arrivare in posti dove ti si apre il cuore, perché sono momenti di socialità, cultura e sociale devono andare di pari passo, allora per me è un momento dove recupero. Quindi sono io che ringrazio tutti voi per essere qua e per avermi dato questa opportunità. Peggy è una chicca del nostro comune di Genova. Io ho ancora delle foto di mia nonna che veniva qui al Club Mediterraneo con mia mamma, che poi è già mancata, quindi è una di quelle che tu hai citato in cielo, e ho queste foto di questo lungomare bellissimo. Quindi quando oggi ho voluto fare appunto passare di sotto dal lungomare, sono arrivata, mi si è aperto il cuore. È un posto bellissimo perché ha una grande tradizione, e allora poterla mantenere come state facendo voi è un compito importantissimo per i nostri figli, per i giovani. Io ringrazio la Filarmonica Pegliese, a parte che siete bravissimi, ma poi perché questa è una tradizione che va portata avanti, vedere giovani che suonano con questo impegno e questa bravura è proprio quello che davvero apre il cuore. Quindi grazie a Lorella per questo invito, ma grazie a tutti voi che siete qua. Ora mi faccio un giro tra gli artisti e queste opere d'arte che ho solo intravisto, quindi non me la dovrei vedere. Grazie davvero a tutti e buon pomeriggio. Ed adesso subito una rapida carrellata di una parte dei quadri esposti. Ricordiamolo che hanno suscitato molto interesse tra i visitatori. Thank you.
Ascoltiamo invece adesso la Filarmonica Pegliese in un breve omaggio a Fabrizio De André. Adesso le interviste a buona parte degli artisti presenti. Ci scusiamo ancora per l'audio non perfetto. Milly Boccardo, cosa ha portato a questa manifestazione? L'estate, io pensavo all'estate. E sì, l'argomento sono l'autunno, le foglie morte sotto, un bosco dove c'è un po' di pace. Ho cominciato, lasciamo, 60 anni fa facciamo, e ho fatto sempre ritratti, ho cominciato con la matita e naturalmente poi sono andata avanti e i paesaggi sono venuti per ultimo. È una vita che dipingo. Di professione no, però ho venduto ogni tanto un quadro, ma non è una professione vendere ogni tanto un quadro. Ho cominciato con le riproduzioni d'artista e facevo la coppia d'autore e poi dopo ho cominciato a fare per conto mio e quadri miei e vado così avanti da anni e adesso sono quasi 20 anni, credo 20 anni che sono alla Saletta e organizzo tutto molto bene e vedo che è un'altra cosa la Saletta adesso, da quando c'è lui. E vorrei fare tante cose, faccio anche scultura e ho parecchie ceramiche. E, insomma, di cose ne ho fatte tanto, cerco di imparare sempre cose nuove, mi piace. Sì, voglio imparare anch'io. Bisogna imparare sempre, c'è sempre qualcosa che nella vita non ha fatto. Ed eccoci a Felicità Ferrero, primo quadro, Villa Pallavicini di notte, e poi? E poi c'è la primavera dei Monti Liguri. Il suo stile lavora molto sul contrasto. È un po' figurativo, questo è un po' surreale, quello della Villa Pallavicini. Quell'altro invece è proprio le montagne della primavera, i Monti Liguri in primavera. Niente, olio su tela, pennello e basta. E come si trova lei alla Saletta? Molto bene, sono anni io che sono iscritta. Io sono una dei vecchi iscritti. Ma ho cominciato con Cestino, avevo 60 anni quando ho cominciato, perché prima non ho mai potuto farlo, però ce l'avevo dentro questa cosa. Io ce l'avevo da quando sono nata, ero piccola, che di arte non si parlava perché poi i miei parenti erano tutti in campagna, ma mia zia aveva un bellissimo quadro che forse era una stampa perché non credo che fosse un dipinto e io mi andavo a chiudere in sala a guardare quel quadro e mi cercavano, dove sei? E così a scuola cercavo tutte le copertine dei quaderni che ci fossero le opere dei pittori. Era proprio già una cosa che avevo dentro di me. Ecco, nei suoi quadri lei esprime felicità? Boh, non lo so quello che esprimo. Quello che faccio è così.
E comunque quello della Villa Pallavicini è un notturno, eh? Vede che c'è la luna. È un po' surreale, è tutto inventato quello. A parte gli edifici, il resto l'ho messo giù così, pezzo alla volta. Allora, mia moglie dipinge e nonostante abbia sempre avuto questa passione, solo da pochi anni ha cominciato a rappresentare su tela le sue emozioni. Principalmente lavora in acrilico ed è passata da un pregresso a colori, infatti si vede questo bosco fatato che era stato richiesto dal figlio a seguito delle sue ovviamente passioni per i film fantasy, e poi è praticamente virato su quadri che principalmente sono sul bianco e nero, dove però riesce sempre ad inserire un tocco di colore che significa un qualcosa all'interno del quadro. Ovviamente Serena è molto dispiaciuta di essere presente e mi ha scritto due righe di presentazione in modo da farsi conoscere e da farsi apprezzare. Le voglio leggere perché sicuramente sono belle. Dipingere per me è come uscire dal mio quotidiano e scoprire un mondo alternativo, un mondo attraverso il quale poter esprimere i miei sentimenti, le mie ansie, le mie paure e poter star bene. Le mie tele sono tipicamente scure, a tratti tetre, ma in esse trovi la luce, in esse c'è una parte di me, perché dipingendo ci mostriamo a nudo, ci mostriamo agli altri, mostriamo il nostro essere più profondo. Grazie Flavio, belle parole, faccio i complimenti a Grazie. Te, perché sono opere molto molto belle. Grazie mille. Eccoci con Laura Gelli, che ha mantenuto il tema della giornata qui ai Giardini di André, portando appunto le stagioni, perché abbiamo pegli in due versioni diverse. Ecco. Questa qua è una pegli sul mare da Castello Vianson, una veduta di Castello Vianson abbastanza tipica, e questa potrebbe essere un po' più primavera-estate, diciamo, con il mare calmo, una luce un po' più primaverile. E lì questo invece è una veduta sul cupolone della Chiesa Immacolata, presa dalla stazione, da Piazza della Stazione di Pegli, e qua è una visione un po' più autunnale, invernale, con l'albero. Questa è una magnolia giapponese che in quel periodo era spoglia. No, io lavoro su tela e queste sono due quadri a olio. Questi sono due quadri a olio, io lavoro a olio quasi sempre, diciamo. I soggetti che prediligo di solito sono le figure, la figura umana, il ritratto, però a volte anche il paesaggio, quello che mi ispira di più, diciamo. Io sono socia ormai da un po' di anni, faccio parte anche del consiglio direttivo in qualità di segretario e devo dire che negli ultimi anni c'è stata una forte espansione della saletta, sia come numero di artisti e soci, sia come numero di attività all'interno della saletta, ma anche al di fuori. Siamo anche usciti dai muri proprio della saletta e c'è una bella partecipazione di persone sempre più incuriosite dagli artisti, dai quadri, ci sono sempre più personali, anche collettive, quindi c'è una bella partecipazione. E anche durante il periodo del Covid, purtroppo, comunque siamo riusciti a fare attività diverse, anche se la saletta era chiusa. E la mia esperienza all'interno è molto positiva, è sempre stata molto positiva, perché comunque è un luogo dove si sta bene, aggregante, c'è una bella collaborazione tra soci, insomma si riesce ad organizzare sempre delle cose molto piacevoli, anche grazie comunque a Beppe Bonci, alla Ione Radicchi, che comunque portano avanti le attività sempre con molto entusiasmo. Personali, dunque, ne farò una semi personale, perché la faccio insieme a un'altra socia, alla socia Liliana Garbero. La faremo il 24 di agosto, dal 24 di agosto al 5 di settembre in saletta. Di lastre, sono lastre di plexiglass
dipinte con la tecnica dei pittori naïf, cioè si lavora sul retro e poi lavoro anche sul davanti. Quindi il lavoro viene fatto tutto in sovrapposizione sul retro del quadro e sopra poi viene rifinito con delle vernici apposite. L'estate per me è notte di Ferragosto. Questa è notte di Ferragosto e quella è l'inverno. Sì, sì, sono parecchi anni e anzi diciamo che c'ero stata un periodo appena all'inizio, parlo ormai di lontani 30 anni fa quasi, e poi sono andata a vivere a Milano, quindi non mi ero più iscritta, poi mi sono riscritta parecchi anni fa e ho continuato a lavorare con i colleghi che sono, trovo benissimo. Sì, lavoro in tridimensionale, chiamiamole sculture, ma non sono sculture. Mi piace recuperare oggetti, tipo, non so, pezzi di lampadari, cose che io trasformo. Non so, ad esempio, con dei lampadari ho fatto delle campanule, dei fiori. Mi piace il recupero, io lavoro molto sul recupero, sul materiale di recupero, anche questa lastra è di recupero, perché quello che gli altri buttano via può essere anche interessante, lo raccolgo, mio marito non è contento, però mi piace, sì, io recupero tutto, a volte vado sulla spiaggia, pezzi di vetro, plastiche rovinate dal mare, e che poi io introduco nei miei lavori. Ed eccoci con Anna Maria Maciò. Cosa ha voluto portare in questa manifestazione? Ma andare incontro alla primavera, alla bella stagione. No, so, acquerello e anche disegno, e anche ad olio. Ho iniziato con quadri ad olio. Mi sono approcciata alla tecnica con l'olio. E poi gli acquerelli mi danno forse più soddisfazione, perché in quanto trasmettono un po' più di leggerezza, mi sono più affini, però anche ad olio no, alle volte dipingo anche ad olio. Quindi, soprattutto i giovani, i ragazzi giovani, mi fa molto piacere che siano apprezzati dalla gioventù, dai ragazzi e le ragazze giovani. Mi hanno fatto veramente piacere i commenti che mi hanno regalato. Ecco, lo stile di Mauro qual è? Acrilico e olio, sì. Prossimamente abbiamo un po' di restauro in saletta, dobbiamo togliere alcune cose, mettere dei faretti regolabili su ogni quadro, di conseguenza avremo un'illuminazione molto più efficace, diciamo. Sì, nel calendario abbiamo anche delle collettive alle quali parteciperò e poi c'è la mostra collettiva di Natale e poi abbiamo chiuso agosto per i lavori che dobbiamo fare. Di conseguenza non abbiamo un calendario completo, ecco, tutto lì. Giornata splendida, meno male, e partecipanti molti, bravi pittori, di conseguenza tutto benissimo, ecco, voglio dire. Sì, allora io ho portato l'autunno, che è questo, e l'estate. Allora io ho frequentato il liceo artistico ai tempi, poi l'Accademia di Belle Arti, poi ho fatto l'architettura, 2 anni nella facoltà di architettura, poi ho cominciato a insegnare disegno e storia dell'arte nelle varie scuole di Genova. Ma e lei in saletta ha trovato l'ambiente ideale? No, mi trovo molto bene, alla saletta c'è un bel ambiente, tutti i colleghi simpatici, è un bel ambiente, si lavora bene. Ha già fatto diverse mostre? Sì, ho fatto, però questo non è il mio genere, io lavoro più sulla figura umana, qui ho dovuto per forza portare i paesaggi perché è riferiti alle stagioni, però il mio genere è più figurativo, diciamo. Laura Palumbo, cosa rappresentano questi quadri? Rappresentano la speranza, la felicità, sorridere, andare sorridendo incontro alla vita aiuta sempre, e mai essere depressi perché non serve a niente, ci facciamo solo del male e basta. E mi è sempre piaciuto fin da piccolina dipingere
E come avevo già detto l'altra volta, ho fatto le magistrali. Quando le ho fatte io si faceva tantissimo disegno per attirare i bambini nell'argomento che si voleva trattare. E da lì poi ho incominciato a seguire delle scuole e mi sono appassionata proprio. Sono andata a scuola da diversi pittori e adesso da sola faccio quello che voglio, diciamo, ecco. Seguo il mio guizzo di fantasia. Oggi è la giornata delle quattro stagioni. Maria Grazia Piccarreta, sì. Sto esponendo per la prima volta in questa piazzetta, appunto dedicata a Fabrizio De André, e il tema era le quattro stagioni. Io ho portato l'autunno, in primavera, inverno, e questo sarebbe l'inverno, diciamo. Poi questa la frutta che c'è tutta la stagione, quella è l'estate e questa è l'autunno, ecco, colore autunnale. Il suo stile? Il mio stile è sull'impressionismo, mi piace come stile, sì. No, io che sono iscritta alla Saletta già qualche anno, mi trovo benissimo, ci sono dei bravi pittori, organizzano bene, insomma mi trovo bene, ho conosciuto tante persone, sono diventata amica di tanta gente, sono contenta, mi fa piacere di far parte di questo gruppo. I commenti che ho sentito prima dicevano che nei suoi quadri c'è molto colore, vero? Sì, infatti, sì. Sì, c'è molto colore perché mi piace il colore, e è una cosa che sento, i quadri spenti non mi piacciono, cioè mi piacciono che ci sia colore, vivacità. Che è uno dei miei preferiti ed è anche in tema proprio per quello che rappresenta questo evento. Con la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno, proprio le stagioni. Tanti anni che sono con la Saletta, siamo tutti molto amici, gli artisti poi sono interessanti da frequentare, ognuno con la sua personalità, molto bene, molto molto bene. Io sono figurativa, non faccio paesaggi, è un'eccezione oggi che porto i paesaggi. Per l'occasione, in tema, assolutamente sì. Allora, questo è una parte di un cancello che ancora è presente qua nella via, che è posizionato sul ponte sulla ferrovia. Quindi noi abbiamo sotto la ferrovia, qui è la strada sul ponte, che si vede benissimo tutta la scena che è qua intorno. E questo è un pezzo molto antico. L'altro quadro è un'estate luminosissima e caldissima e qui ci sono i famosi gozzi, tanto amati dai pescatori, la gente di mare che si muove con questi che sono ormai rimasti quasi come pezzi d'antiquariato. Sì, devo dire che da un po' di anni veramente stiamo attirando un po' tutto il mondo artistico. E si sono iscritti vari pittori perché trovano nella Saletta un punto di riferimento importante, perché la Saletta non è solo una galleria dove si espone i quadri, ma è anche una scuola, perché lì ci si confronta, si giudica anche delle volte, ma questo aiuta proprio a fare strada, cioè a migliorare. Quindi abbiamo poi di conseguenza molti diciamo, sostenitori, simpatizzanti anche che vengano a trovarci anche per avere un momento di relax e di allegria, loro dicono, con tutti questi colori che poi ognuno riesce a esprimersi in tanti modi, le scultrici, non solo pittrici e pittori, ma anche scultrici. Eccomi, Cristina Privonese, ha chiamato in tempo. L'ultimo nato, si può dire, poi questo l'ho fatto che già un po', quei fiorellini lì e i cagnolini che vanno a spasso e si innamorano. Ci racconti la sua esperienza
con la saletta. È molto bella perché abbiamo un'organizzazione stupenda, il direttore, presidente Bonci che si dà da fare, ha portato in questa bella piazzetta, la Ione, vice direttrice, anche lei bravissima, e poi tante persone, una bella famiglia, quando ci ritroviamo sembra di essere giusto in famiglia, e guardiamo tutte le nostre opere che sappiamo fare, insomma una bella cosa, ecco. La mia pittura piace soprattutto per i colori, così mi dicono tutti. E io sono anche una donna quasi di 80 anni, fra pochi giorni, ma però mi piace ridere, scherzare, e comunicare, ecco. E sono iscritta anche all'ASCAR, un'altra associazione, che sono andati sabato, venerdì, c'era la mostra fotografica e anche lì abbiamo fatto un bel rinfresco, insomma ci ritroviamo come un'altra famiglia, l'ASCAR. A Genova, in via Roma, in cima a via Roma. Io ho lavorato 30 anni e 28 alla Dufour, poi gli ultimi due in comune, quindi sono riuscita ad andare coi 30 anni. A 48 anni ero in pensione e mi sono dedicata all'arte, alla pittura, perché già da ragazza a scuola mi piaceva disegnare. Abbiamo dato la parola a due giovani componenti della Filarmonica, Gabriele ed Angelica, che hanno raccontato la loro esperienza musicale nel gruppo. Brava, brava, grazie. Io sono Gabriele e suono il clarinetto. Io sono Angelica e suono il flauto traverso. Bene, ragazzi, come vi trovate nella Filarmonica? Siete giovani, le prime esperienze, io penso, come vi trovate? Io... Dopo 7 anni di filarmonica posso dire che mi trovo molto bene, l'ambiente dei ragazzi è molto bello, molto sano, siamo tutti amici, ci conosciamo tutti e devo dire si fanno delle belle esperienze. È un ambiente un po' per tutti, noi giovani, ma ci sono anche meno giovani, però insieme abbiamo creato un gruppo ormai consolidato, sono 6-7 anni, è giovane, una realtà giovane la filarmonica, però siamo contenti per come stiamo andando finora. Facciamo un sacco di stili, anche in i sacri, ma anche ad esempio oggi abbiamo fatto delle marce meno solenni, meno come quella di De André, dell'amore perduto. Comunque anche l'anno scorso con l'estate sta finendo, maledetta primavera, ci dedichiamo un po' a tutti gli stili. Sì, abbiamo cercato di rappresentarle con sia un brano musicale che potesse in qualche modo richiamare la stagione e anche con delle letture, come nel caso dell'inverno, con le due poesie che ha letto la nostra presentatrice, cantante e anche lettrice. Io personalmente come consiglio innanzitutto di non spaventarsi, che anche se sono strumento, anche se ci vuole dell'impegno, comunque col tempo ci si prende l'abitudine e che poi non si deve avere assolutamente paura di suonare, perché anche l'errore può essere un'occasione di crescita per l'individuo. E poi la musica d'insieme è un'esperienza veramente importante e bella. Non c'è soltanto lo studio individuale dello strumento, ma suonare insieme è qualcosa di unico e anche può emozionare. Con la filarmonica si è esibita una giovane ma già brava cantante, Irene Vona. Ecco la breve intervista. Grazie a tutti, siete davvero splendidi, è un piacere. È bellissimo per il secondo anno collaborare con voi e se mi fate sentire a casa e siete fantastici, grazie mille. Grazie. Grazie. Sei caldo come i baci che ho perduto. Dedica speciale, diciamo, dai, proprio per oggi, 12 maggio, festa della mamma, abbiamo voluto chiudere in bellezza con un omaggio a tutte le mamme del mondo, con la canzone Mamma, che ha concluso proprio lo spettacolo e l'evento in maniera gioiosa e festiva.
sono tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, sono tanto felice. Per te la mia canzone vola, ma sai come tu non sarai più sola. È già il secondo anno di fila che proponiamo questo, questo evento delle quattro stagioni ed è sempre bello, è come una famiglia, mi fanno sentire a casa proprio. Chiudiamo con il commento finale ed il saluto di Beppe Bonci, presidente del club artistico La Saletta e deus ex machina della manifestazione. Bene, con Beppe Bonci traiamo un po' le conclusioni di questa splendida giornata di festa qui a Peggi. Allora, è stata veramente una giornata sontuosa per La Saletta perché è venuta tanta gente. La location che abbiamo scelto quest'anno si è rivelata veramente azzeccata perché i giardini di André sono in una posizione strategica, siamo al centro di Pegli e si sta bene perché non c'è rumore delle macchine, perché c'è una discesa che logicamente le macchine non si sentono, il posto è all'ombra nel pomeriggio, noi abbiamo fatto una mostra esclusivamente di pomeriggio, per cui si stava decisamente bene. Noi come sempre siamo accompagnati dalla Filarmonica Pegliese che ci ha deliziato con diversi brani, quattro dei quali ispirati alle stagioni che era appunto il tema di questa manifestazione. E sono stati tutti bravissimi, dalla cantante Irene Vona, che ha una voce veramente spettacolare, e poi vorrei sottolineare anche la bravura della ragazza che suona l'ottavino, si chiama Livia Cevini, è veramente strepitosa, una ragazza che farà carriera secondo me. E poi vorrei ringraziare il maestro Alberto Boschi e tutta l'orchestra indistintamente, composta sia da giovani che da meno giovani. L'ho chiamato orchestra appositamente perché filarmonica non rende pienamente l'idea, perché è un'orchestra, secondo me merita veramente di essere chiamata orchestra. Dei pittori non vorrei soffermarmi più di tanto perché... Parliamo un po' di questo connubio tra pittura, artisti e musica. Com'è nato? È nata circa 3 anni fa. Abbiamo fatto una manifestazione itinerante per le strade di Pegli. Siamo partiti da Piazzetta Tabarca, siamo arrivati in Piazza Rapisardi con diverse soste qui davanti, davanti alla Gritta, e in quell'occasione eravamo accompagnati anche da una ragazza che ballava, quindi è stata una bellissima manifestazione. Poi se ne sono succedute altre qui davanti, qui dentro. Tra l'altro la Filarmonica Pegliese è stata premiata con la prima edizione del premio Gli Amici della Saletta, con una targa, e desidero veramente fare un plauso a tutta l'organizzazione della Filarmonica, perché è sempre presente alle nostre manifestazioni all'aperto. Ovunque noi andiamo chiediamo a loro se vogliono collaborare, loro dicono sempre di sì, ci mettiamo d'accordo sulle date, sulla location. Quindi questo connubio tra musica e pittura mi sembra che sia azzeccato, per cui continueremo sempre a chiedere la collaborazione della Filarmonica. E pensiamo di andare avanti anche l'anno prossimo, gli anni a seguire. Che ormai è consolidato. Sì, è consolidato. Ecco, programmi immediati futuri della Saletta? Noi proseguiamo con mostre personali, a parte il periodo di agosto che teniamo chiuso perché difficilmente i soci gradiscono esporre durante i mesi estivi, perché qui praticamente d'estate la gente pensa soltanto ad andare ai bagni, e quindi teniamo chiuso un mese, però continuiamo continuamente a fare mostre personali a 2 o 3 pittori.
e arriveremo poi a Natale, in cui faremo la collettiva tradizionale di Natale, che anche quella durerà un mese, e andremo a finire l'anno prossimo, e poi con l'anno prossimo c'è un nuovo programma che prevede... Bene, insomma, sempre in movimento. Allora, sì. Complimenti e appuntamento, appunto, a presto. Grazie, grazie a voi, grazie a te Franco, grazie a Mino per la vostra collaborazione, siete sempre presenti e ci fa piacere, grazie. Bene, cari amici, si chiude qui questo servizio sulla manifestazione Le Quattro Stagioni che si è tenuta a Pegli il 12 maggio scorso. Un successo come sempre, appuntamento al prossimo anno per la terza edizione. Un caro saluto da Franco Ricciardi. Thank you.